tracce di mira che ha con sé Lily, nostra figlia. Theodore è fuori dai giochi, quindi insomma, ci sono ormai poche pedine al tavolo degli scacchi e stiamo praticamente inseguendo Mira che continua a fermarci con orde e orde di mostri. È chiaro che lei vuole proteggere Lily, vuole proteggere anche noi, però è vittima appunto di uno stato aggressivo, quello che ho molto vi visto un po' anche in Rubik, in dei volumi di Hindu 1. È chiaro che vabbè, lui era pazzo, lei è stata mossa inizialmente da buone intenzioni. Dove stai andando? Non farai del male a Lily. Del male? Non lo farei mai. È mia figlia! Il tuo amore non può proteggerla. Soltanto io posso farlo. Ti ho già detto di andartene! Madonna. Questa qua è tutta polvere di Union, cioè sta proprio disgregando. Non può prendere Lily. Madonna. Che bella la colonna sonora, raga. Mamma mia, Sebastian a pezzi, raga. Ne ha vissute tante, eh. È lo stremo ormai. La nostra casa. Deve essere lì. Non posso fermarmi ora. Non so quanti sono i capitoli di sto gioco, raga, però secondo me siamo al termine. Me ne sto zitto, voglio ascoltare questa bellissima colonna sonora e farvela ascoltare anche a voi. Ciao. Theodore, Mira che potrebbe fare, Theodore? Uno nella tua posizione. E Kidman. Ho preso la mia decisione, Kidman. Non posso più stare a guardare mentre usano quella povera bambina per i loro scopi. Quel figlio di puttana sapeva che cosa faceva fin dall'inizio. Ha dei picchi sto gioco a livello di grafica, alti e bassi, con anche di colonna sonora. Cioè, in questo momento qua, secondo me, graficamente, è vero che è un po' spoglio, però secondo me è molto a livello di atmosfera, è fatto veramente bene. Andiamo, Mayra, è ora. Sei sicura di ciò che fai, Mayra?
Quando diventerai il nucleo, sarai... Lo so, ma se non lo faccio, troveranno Lily e la riporteranno qui dentro. Non lascerò che succeda. Promettetemi soltanto che riporterete Lily a Sebastian. Te lo prometto, Myra. Allora, addio. Quindi lei... voleva diventare il nucleo. Per liberare Lily. Perché? Per liberare Lily. Molto probabilmente una volta che sei il nucleo non puoi più uscire dallo Steam. È stato Theodore, quindi, a fare tutto sto casino. Il nostro ufficio. Raga, mi sa che qua siamo alla fine, dobbiamo sviluppare tutti i collezionabili che ho raccolto. Mi sa che... dobbiamo sviluppare tutto quello che abbiamo. Siamo alla fine, raga, siamo alla fine, sicuro. Vediamo se... magari se riusciamo a... il gattino. Ma... vabbè, niente, recuperiamo tutto. Tutto lascia intendere che siamo alla fine. Quindi recuperiamo tutto. Andiamo a sviluppare tutte le abilità al pieno. Allora, secondo me, allora, accelera il recupero dell'energia, questo qua è importante, raga, questo qua è da fare, dell'atletica, secondo me sarà importante. Di evitare automaticamente un attacco, alcuni attacchi non possono essere evitati, boh, questo qua lo lascerei in stand-by, sinceramente. Aumenta il livello della barra dell'energia, aspettiamo un attimo. Allora, combattimento come si è messi? Bene. Vabbè, c'è questo qua che costa 75.000. Non lo svilupperemo mai, ovviamente. Salute. Allora, vediamo un attimo. Aumenta la soglia del dolore, permette di sopravvivere ad attacchi ancora più potenti. Quanto costa? 12.000. Allora, io direi questo e aumentiamo, raga, la barra vitale. E secondo me ci dà una bella mano. Aumenta l'energia recuperata dopo lo stato critico con 8.000. Allora, vediamo. Rigenerata dopo lo stato... ah, qua dice aumenta la quantità di salute rigenerata dopo lo stato critico, ma non mi dice la velocità di rigenerazione della salute, che secondo me è questa la cosa più importante. Aumenta la soglia del dolore, permette di sopravvivere a attacchi ancora più potenti. Questo qui potrebbe essere utile, Io direi di svilupparla questa. Per forza. Vediamo il recupero. Aumenta la velocità di recupero della salute dopo lo stato critico. Questa qua è importante. Che deve andare di pari passo con l'altra. Aumenta la salute... anche questa però. Vabbè, questa qua secondo me forse è la più importante, raga. Spero di scegliere bene. Recupero rapido, ce lo mettiamo, 8.000. Ok, va bene, dai, non siamo... allora, però, recupero, sanità, se questo qua costasse poco, 4.000, porca vacca. Vabbè, fa niente. Va bene, andiamo a costruire tutto. Più roba possibile. E non è che... abbiamo tanta polvere da... potenziamento armi. Potenziamento armi, io non credo che... 490.
aspetta. Potenziamo il fucile d'assalto, raga. Potenziamo il fucile d'assalto. Creiamo. Boh, creiamo qualche colpo per il fucile d'assalto. Che cazzo dobbiamo fare? Qua ce ne prendiamo 5. Qua salute come siamo messi? Siamo pieni. Ok, va bene. La salviamo, raga. Oh, poi se è difficile, raga, da qua al salvataggio. Se è lo scontro finale ci prendiamo un kit. Non è che possiamo far tanto, eh. Ormai quello che abbiamo risparmiato durante il gioco è questo. Poi in genere in sti giochi con lo scontro finale ti dà comunque sempre. Ti dà sempre dei proiettili, perché sennò come fai? L'importante è arrivarci. Poi se ci arriviamo con qualche proiettile in più, vabbè, tanto di cappello. E qua è finito tutto, eh. Siamo agli sgoccioli. È tutto a pezzi. Ma io non credo che andando di qua troveremo qualcosa. Madonna, bello però cavoli, porca vacca, mi ha fatto bene, guardate la sabbia pende. Scusate, eh. Mi prendo la pistola. L'hai protetta, ma ora la stai mettendo in pericolo. Abbiamo completato anche tutti i ricordi. L'hai protetta, ma ora la stai mettendo in pericolo. Perché comunque non la fa fuggire. Guardate ora la barra della stamina come si ricarica velocemente. Perché mi stai attaccando, Myra? Tu non puoi capire. Questa è la nostra nuova casa. Lily sarà al sicuro qui. Felice. Libera dalla paura. Libera dal dolore. No, Myra. Questo non è reale. Il dolore fa parte della vita. E anche l'amore. Se resta qui dentro, non vivrà libera dalla paura. Perché non vivrà veramente la vita. Tu non capisci le cose che le hanno fatto. Io posso proteggerla. No! Ti prego, lascia che la porti via. Facciamolo insieme. Saremmo una famiglia, ascolta. No! Nessuno potrà portarla via da me. No. Ti prego, Myra. C'è ancora tempo. Andiamocene! Non lascerò mai Lily qui. Mamma mia, ragazzi. Ti prego,
deve morire! Non costringermi a farlo! No! Oh oh. Ma che è ingrassata? Puttana troia. Mio Dio. Mi hai ferito. Nuocerai anche a lei. Non te lo permetterò. Cristo santo, Myra! Fermati! Non posso neanche sprecare colpi. Devo distruggerle. Non voglio farti questo, Myra. Devo distruggerle. Madonna. Io una cosa non ho capito, ma quando finisco i colpi? Perché a breve finiranno. Oh, che schifo, raga. Oh, che schifo! Un attimo. Dammi sto coso. Va. Non puoi fermarmi. Ti prego, Myra! So che sei ancora lì dentro. Un attimo. Dai, per farcelo. Qua, cosa ci ha dato, raga? Anche un po' di colpi per il fucile. Buono, dai, un po' di roba ce l'ha data, va bene, dai. Va bene, ma teniamo... Va bene la pistola. Va bene, ci teniamo la pistola. Solo che mo diventa più difficile. Lasciati in pace. Perché mo dobbiamo colpirla da dietro. Vabbè. Perché io penso sempre ai proiettili, cazzo. Ok, via. Vai. Lasciati in pace. Vai. Devo trovare il momento giusto, eh.
Oddio. Oh merda. Non puoi fuggire. Merda. Oh, eppure. Questo. Un attimo. Dammi questa. Devo attaccare di lato. Aspetta, ferma. Ma che schifo è? E lì ci sono pure proiettili, raga. Devo fare uno scatto a prenderle. Vaffanculo. Vaffanculo. Devo recuperare la stamina, raga. Solo che da quella spada lì... Il problema è che io non la vedo. Eccola ora forse. Non la vedo. Ora. Aia. Via. No, perché ho finito le munizioni? Allora, un attimo. Costruzione, raga, costa un po' di più. Però, sinceramente, ci sta. Facciamolo. Ci facciamo qualche siringa. Ci sta, secondo me. Che se... Aspetta. Merda. Vai, ora, no! Lasciati! Vai! Vai! Ok! Siringa! Devo proteggere Lily! Perdonami, Myra. Qui ci sono dei proiettili, raga. Qui. Vai. In faccia. Ho bisogno di te. Via, stai ferma. E ferma. Vabbè. È morta, l'ho uccisa.
No, non è morto. No! Oh. È morta. Sì, ma sì. Madonna. Madonna, raga. Che tristezza. Myra. Myra, ti prego. Mi dispiace tanto. Non volevo. No. Non potevo controllarmi. Hai fatto la cosa giusta. Ti ringrazio. Sono felice che tu sia vivo. Promettimi. Porta Lily. Portala via da qui. Ce ne andremo tutti da qui. Forza. È troppo lontano. Lasciami qui. Devi pensare a Lily. Devi lasciarmi. No, non ti lascerò di nuovo. Devi farlo. Vai, io ti seguirò. Ci vediamo là. Lily ha bisogno di te. Ti prego. Fai in fretta. Non è vero, lo fa per farci andare, ma non ce la farà mai. Raggiungere la casa. Capitolo 17. Ci sono quasi.
Trattenete, raga. C'è tutto il discorso Mobius che si è rimasto. Ecco, infatti. Kidman. Il contatto è ristabilito. Dov'è? Non ho una posizione precisa. Un attimo, abbiamo il nucleo. Il soggetto la raggiunge. Eccellente. Istruite il soggetto per ripristinare il nucleo. Brutte notizie, temo, signore. Ormai è tardi. L'ambiente ha subito troppi danni. Anche ripristinando il nucleo, il collasso di Union è imminente. Ebbene sia. Abbiamo ancora lo stem. Ricominceremo. Ma ci serve il nucleo. È troppo preziosa per noi. Voglio la squadra medica per estrarre il nucleo. Quanto ci vuole? Il tempo che serve a portarla al punto d'estrazione. Sono vicini, ci vorrà poco. La squadra medica è sul posto, pronta a intervenire. Una volta fuori, la squadra medica terminerà il soggetto. È servito allo scopo. Sì, signore. Merda. Kid, chiama il tuo amico e dagli istruzioni. Beh, direi che ci siamo, Kid. Kid! Mi hai sentito? Sì, ho sentito. È insubordinazione quella che sento? Non possiamo ucciderlo. Sì che possiamo, e lo faremo. Una volta tornato nel mondo reale, sarà una minaccia. Ora chiamalo e digli dov'è il punto di estrazione. Lo sai, Kid. Ha firmato la sua condanna nel momento in cui è entrato nello stem. Ora esegui gli ordini, o anche tu firmerai la tua. No. È un vero peccato che tu ci abbia traditi. Avevo fiducia in te. Ma che è uno zombie? Merda. Cioè, sono pieni degli zombie questi, oh. Quanti corpi ho bisogno per morire? Essere di sopra nella sua stanza. Madonna, raga. Eccola. Già a casa.
No, tesoro. Ma lo saremo presto. Sono stanca. Poveria Rara. Dormire. Al tuo risveglio sarai al sicuro. Maira. Ce l'ha fatta. L'ho trovata. Presto, andiamocene da qui. Mi dispiace, Sebastian. Non posso. Certo che puoi. Porterò via tutte e due se necessario. No. Ma non... La Mobius deve essere fermata. Fanculo la Mobius. Ci hanno già fatto perdere troppo tempo. Dobbiamo andarcene solo noi tre. In un posto dove non possono trovarci. Quel posto non esiste. Loro sono dappertutto. Lily sarà sempre in pericolo se io non li distruggerò. E va bene, aspetterò. Quando la Mobius sarà distrutta... Non funziona così, Sebastian. Può essere fatto solo dall'interno. Lo STEM non è soltanto questo posto. Tutta la Mobius è connessa attraverso i chip che hanno in testa. Una volta assunto il potere del nucleo, trasmetterò un segnale nell'istante in cui Union collasserà. Un segnale che potrà distruggere la Mobius una volta per tutte. Ma siamo finalmente insieme. Non c'è altro modo. Fa tutto parte del piano sin dall'inizio. Mi dispiace. Maira. Dimmi solo che ti prenderai cura di Lily. Devi raccontarle che sua madre la amava tanto. Maira, vorrei dirti tante cose. Tu non devi dire niente. Ti ho osservato per tutto questo tempo. So quanto hai sofferto, quello che ti hanno fatto, che io ti ho fatto. Non hai colpa per ciò che è successo. E sei stato all'inferno due volte per questo. È giusto che te ne vada ora. Vivi la vita che ti è stata strappata. Ti amo, Maira. Vi amo anch'io. Tutti e due. Lo sto facendo per voi. Ma non c'è più tempo. Dovete andare. Ora! È la sequenza finale, raga. A livello narrativo è fatto davvero molto bene. Emergenza Alfa 1. Merda. L'abbiamo in pugno. Uccidetela. Non mi rendo una cosa facile. No, per un altro posso sparare un po' a Minchiam. Aia. Devo raggiungere la stanza dello STEM, al piano di sotto. Personale di sicurezza a rapporto nella stanza. È un fucile d'assalto, però. Esisti, Sebastian. Qua è chiuso. Di qua. Minchia, Kidman, no.
Cosa credi di fare? In questo modo firmi la tua condanna a morte. Lo dovresti sapere. Avevi grandi capacità. Potevi diventare incredibilmente potente. E invece hai deciso di gettare via tutto. Perché? Dopo quello che hai visto, dopo quello che hai fatto, perché questa crisi di coscienza adesso? È per il detective? Per la bambina? No. È per me. Pensa a quello che fai, Kid. Lo stemma è necessario, immagina... una coscienza condivisa da tutto il genere umano. Niente più guerre, niente più disparità, niente più dolore. Non si torna più indietro. Spero avessi ragione, Myra. Sebastian! Kidman, Lily è con me. Dove vado? Nella tua stanza. Ok. Ma Myra rimarrà qui. Tu lo sai perché. Ok. Non abbiamo molto tempo. Conto su di te, Kidman. Madonna mia, raga. Non temere. Che cacchio sta succedendo? Dobbiamo raggiungere un'altra stanza. Nel frattempo lei dall'altra parte... Oh mio Dio! Sta collassando tutto. Vai, 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 vai. Vai, Seb, ne supportate troppe per mollare ora. Ti prego. Presto saremo a casa. Resisti. Vuoi ancora tornare indietro, Kid? Se lo fai, ti prometto una morte rapida. Altrimenti, il castigo per il tuo tradimento sarà leggendario. Sto per diventare una leggenda, è vero. Sarò una leggenda per averti distrutto. Un mondo senza scelte non è un'utopia. Un aldeare funziona soltanto con una regina al comando. Unisciti a noi o muori. Beh, sai una cosa? C'è una terza opzione. Ed è fottiti! Sei una sciocca! Tuttavia ti ammiro. È un peccato che tu debba morire così, Kid. Che c'è? Pensavi che fossi una sprovveduta che non sa quello che fa? Ho estratto il mio chip 3 giorni fa. Non importa! Oggi morirai! In un modo o nell'altro! Sono avanti, Sebastian! Il tempo sta quasi per scadere. No, Sebastian, non cadere, ti prego. Dove? Dove?
Vi voglio tanto bene. Madonna. Ora sarete al sicuro. Mi sto commuovendo. Mi sto anche un po' commuovendo, vi dico la verità. Poi questa sequenza qua ha una regia che ha dell'incredibile, raga. Cioè, fatta veramente bene. Sistema connesso ai membri Mobius, pronti per la fase finale. Ora dipende da voi. Ok. Che è successo? Ah, perché gli ha mandato il chip e li ha uccisi tutti. È stata Myra. Distruggendo lo steam, gli fa saltare anche i chip. Godo. Sta tranquillo, Sebastian. Sei al sicuro. Lily! Dov'è Lily? Aiutami a tirarla fuori. Rimani lì. Presto! Papà, ma sei davvero tu? Sì, Lily. Sono io. Ho fatto un incubo bruttissimo. Shh, lo so, Lily. Ma ora sei sveglia. L'incubo è finito. Non c'è niente di cui aver paura. È davvero finita. Non sono ancora lì dentro. Pensando di... essere fuori. È davvero finita. Grazie a Myra. Forza. Andiamocene da qui. Giunti ai titoli di coda di questo gioco, raga, come sempre mi fa piacere dare la mia opinione, insomma, su quello che è stata la mia esperienza. Io ho giocato sia i vecchi Resident Evil, Silent Hill e il primo di Luidino, ovviamente. L'ho apprezzato veramente tantissimo questo gioco, 20 ore davvero intense, sviluppato, come avevano detto, dal papà di Resident Evil, Mikami. È un gioco che veramente riesce a tenere testa e ancora rientrare di un genere che io personalmente a livello
di titoli non sto trovando molto in giro sul mercato, quello dei survival horror, dove effettivamente il personaggio che va a impersonare è ancora quelle meccaniche legnose, lente, che riescono a ricreare uno stato d'ansia in termini al giocatore, e dove ogni singolo colpo, ogni singola munizione va appunto ponderata e evitare sprechi, chiaramente giocandolo come l'ho giocato io a difficoltà incubo. Era in Blindrand, quindi in difficoltà normale non so come sia, però a difficoltà incubo ogni singolo proiettile è praticamente una manna nel cielo. Gameplay solido, vincente, che non ha portato grandissimi stravolgimenti a quello che è stato il primo capitolo della serie, però finalmente hanno tolto quelle bande nere che sinceramente a me davano parecchio fastidio, quelle del primo dei Evil Within, con l'opzione di poterle mettere, però io ho preferito giocare senza. Giocone, raga, allora, giocone che io, se dovessi dargli un voto, anzi glielo do, secondo me 8,5 pieno, cioè buona grafica, nulla di eccezionale, nulla di incredibile sinceramente, però un'ottima atmosfera, un'ambientazione in grado di stravolgersi in continuazione con eventi scriptati ovviamente, ma comunque in grado sempre di modificarsi e comunque coinvolgerti. Storia bellissima, sceneggiata veramente bene, bellissimi filmati, personaggi tutti carismatici, perché effettivamente non è semplice anche dare carisma ai comprimari all'interno del gioco. Storia piena di colpi di scena ben sviluppata, gameplay che si basava sulle fondamenta del primo dei Evil Within e preso chiaramente anche quello da Resident Evil 4, però veramente eccezionale. Un mezzo punto in meno semplicemente per il fatto che hanno giocato un po' sul sicuro, nel senso hanno ripresentato la stessa formula del primo senza apportare particolari novità, ma solamente piccolissimi miglioramenti, come ad esempio quello delle bande nere, che a me appunto dava fastidio, e poi quello che avrei voluto sarebbe le boss fight, insomma, cioè le boss fight nel senso che non ho trovato nulla memorabile che potesse restare impresso, ok, in quello che è stata la mia esperienza videoludica finora. Insomma, l'ho trovato un po' banali, anche lo scontro con la moglie di Castellanos, insomma, nulla di che, spara la testa, anche il tizio con lanciafiamme, mo scusate non mi viene in mente il nome, li continua a sparare, dopo un po' muore, si spari, magari c'hai la cosa che puoi sparare alle bombole per congelarlo, però c'è stato qualcosina di carino, come la tizia con la motosega, come boss fight intermedia quella ci poteva stare, ma avrei voluto un qualcosa di più, ok? Specialmente per quanto riguardava la boss fight finale. Lì non sono riusciti a mantenere alto il livello, secondo me, che non sto dicendo che il gameplay è brutto, perché il gameplay nel complesso è bello, cioè quello che volevo dire è che semplicemente avrei gradito qualcosa di un po' più elaborato per quanto riguarda le boss fight, ecco. Nel complesso, raga, si tratta di un'esperienza secondo me pienamente coinvolgente, in grado di immergerti proprio. Secondo me è un gioco che per 30 euro vale la pena essere provato, se lo trovate anche a 20 prendetelo, perché veramente è qualcosa di eccellente. Anche perché, raga, graficamente non è, in alcuni punti non l'ho trovato proprio al top, però comunque ambientazione fatta veramente bene, colonna sonora eccellente, gameplay se vi piace questo genere è eccellente, storia piena di colpi di scena, insomma, che dire, secondo me è un gioco da giocare, sono poche ore ma spese veramente bene alla massima intensità. Io spero che il video vi sia piaciuto, se avete supportato il canale, iscrivervi vi fa un sacco strapiacere, ci vediamo alla prossima, bella, ciao!
somehow.